Quello che abbiamo visto finora di JavaScript sono sostanzialmente le regole sintattiche di base. Come è fatto il linguaggio, come posso creare dei tipi di dato strutturato, delle funzioni, eccetera. Però una caratteristica fondamentale di JavaScript è che è pensato per funzionare all'interno di un browser. In particolare all'interno di una pagina che è ospitata dal browser. Quindi è utile che il codice JavaScript sia in grado di accedere e modificare il contenuto della pagina. Abbiamo visto il modo più semplice e primitivo di farlo tramite il document.write, però in generale è utile poter fare delle operazioni un po' più sofisticate, soprattutto non durante il caricamento della pagina, come è previsto per il document.write, ma anche durante l'esecuzione. Per cui, se inserisco del testo, vorrei avere del codice JavaScript che verifica che quel testo sia corretto. Voglio avere delle animazioni, voglio caricare in maniera dinamica del codice. Quindi, tutte queste operazioni richiedono di poter andare a operare sulla struttura del documento. Per fare questo c'è bisogno del Document Object Model. Che cos'è il Document Object Model? È il modello fatto da oggetti JavaScript che rappresenta un documento HTML. Quindi JavaScript ha a disposizione degli oggetti che corrispondono a tutti gli elementi che compaiono dentro la pagina in cui quel codice JavaScript viene eseguito. Può essere utilizzato sostanzialmente per andare a esplorare il documento, andare a vedere se ci sono dei tag di tipo P, UL o quello che volete. Modificare gli attributi di questi, questi elementi che sono presenti nel documento. Posso visualizzare o nascondere un elemento, oppure posso aggiungere o rimuovere degli elementi. Per visualizzare un elemento o per nasconderlo posso cambiare il suo attributo di stile display, metterlo a none per nascondere l'elemento, oppure metterlo a block o quello che è per andare a rivisualizzarlo. Se noi abbiamo un documento molto semplice come questo, quindi il tag HTML che racchiude tutto, i due tag head e body, dentro head un tag title che contiene una stringa T, dentro il body un tag H1 e poi un tag section. La variabile globale document punta all'oggetto che rappresenta tutto il documento. Dentro questo oggetto io posso fare riferimento a .documentElement per ottenere l'oggetto che rappresenta il tag HTML. Punto body per andare a rappresentare per andare a ottenere l'oggetto che rappresenta il tag body e punto head per andare a ottenere l'oggetto che rappresenta il tag head. Head conterrà poi un title, body conterrà un H1 e un section. Quando io ho un oggetto, posso andare a modificare i suoi attributi.
o andare a vedere che valore hanno i suoi attributi. Posso aggiungere un nuovo elemento, posso fare sostanzialmente quello che voglio, andare a sconvolgere la struttura del mio documento. Potrei caricare dei dati da remoto e utilizzare quei dati per andare a costruire del contenuto. Allora, la pagina è molto semplice, sostanzialmente è questa che vedete qua sotto. Questa animazione che vedete, quindi quando io vado col cursore sopra il contenuto della pagina HTML o il codice HTML, è fatto con JavaScript, che rileva l'evento di mouse che entra sul testo, prende quel frammento di HTML e lo mette dentro l'elemento, un div in questo caso, che è visualizzato in questo riquadro. Come facciamo a recuperare gli elementi? Beh, ci sono una serie di metodi dell'oggetto document che permettono di andare a prendere degli elementi. Allora, un modo per avere un elemento specifico è usare il getElementById. Abbiamo detto che l'attributo ID degli elementi dovrebbe essere unico e getElementById va a pescare in tutto il documento proprio quell'elemento che ha l'ID che abbiamo specificato. Poi abbiamo un getElementsByTagName, vedete che è plurale perché dato il nome di un tag, che so, PH1, quel metodo mi restituisce una collezione di oggetti che rappresentano gli elementi. GetElementsByClassName recupera tutti gli elementi che hanno una certa classe, il cui nome è specificato. Dato un elemento, io poi posso prendere tutti gli elementi contenuti con child nodes oppure children. La differenza tra i due è che children restituisce soltanto degli elementi, quindi dei tag. Child nodes invece restituisce anche il testo. Per cui se vado un attimo indietro nel nostro esempio, se io vado sull'elemento title e faccio child nodes, otterrò una collezione che contiene un unico elemento che è questo testo T. Se faccio children, invece non ottengo nulla perché title non contiene altri elementi. Dipende un po' da che cosa vogliamo ottenere. Questi metodi sostanzialmente, i primi tre sono dei metodi, gli altri due sono degli attributi di tutti gli oggetti, mi permettono di andare a visitare, navigare all'interno del mio documento in maniera abbastanza agevole. Quando viene restituita, non un elemento, ma una collezione di elementi, quindi getElementsByTagName o getElementsByClassName, quello che viene restituito non è un array, come potremmo aspettarci, ma è un oggetto di tipo NodeList. NodeList, oltre ad avere il metodo, scusate, l'attributo length,
ha un metodo che si chiama item, che permette di andare a ottenere l'elemento con un certo indice. Per cui vedete questo codice vars parse uguale document.getElementsByTagName p. Questo metodo restituisce tutti gli elementi con tag p. In questo caso p può essere scritto minuscolo o maiuscolo, è case insensitive questa ricerca. Quello che ottengo, in particolare la variabile parse, sarà un oggetto di tipo node list. Per il quale posso ottenere la lunghezza. Quindi il risultato è che stamperò nella console quanti parametri e quanti paragraph ci sono nel mio documento. Nel caso di questa presentazione che stiamo vedendo ora, ce ne sono 39. Quindi il numero di tag tipo P in questo documento. Oltre a questi metodi, io a partire dal documento, dall'oggetto document, posso ottenere vari elementi o collezioni. Abbiamo visto che posso usare documentElement per ottenere il tag HTML, quindi quello di più alto livello. Body mi restituisce il tag body, forms mi restituisce tutti gli elementi di tipo form, head mi restituisce l'elemento head, links mi restituisce tutti gli elementi di tipo A che hanno un attributo href, quindi che sono effettivamente dei link. Perché se in un elemento A io non metto l'attributo href, quello non è un link. Scripts mi restituisce tutti i tag di tipo script, images mi restituisce tutti i tag di tipo img, title mi restituisce il contenuto dell'elemento title. Quindi nel caso dell'esempio prima, quella T, semplice. Allora, come faccio a creare dei contenuti HTML? Allora, un modo abbastanza semplice è quello di utilizzare il metodo inner HTML. Per cui, se io faccio document.getElementsById create content, ottengo l'elemento che ha come ID create content, che sostanzialmente è il contenuto di questa slide. Quando queste slide sono state generate, automaticamente il contenuto della slide ha avuto un attributo ID che corrisponde al titolo della slide, tutto minuscolo, in cui gli spazi sono stati sostituiti da un trattino. Se faccio s.innerHTML più uguale a p, the new content slash p, cosa faccio? Accodo al contenuto attuale quel the new content. Se vedete, è questo. Questo the new content io non l'ho scritto dentro le slide, è stato generato eseguendo quel codice. Se io poi faccio s.style.backgroundColor uguale, ad esempio, azzurro, lo sfondo
viene colorato di azzurro. Su questo proiettore non si vede, però vi garantisco che se andate a vedere queste slide direttamente nell'HTML trovate lo sfondo azzurro, che è l'esecuzione di questa riga di codice. Se io apro la mia console e faccio s.style.backgroundColor uguale a yellow, il contenuto diventa giallo. Ecco, il giallo si vede meglio. Quindi io in JavaScript posso fare praticamente qualunque cosa. Solitamente si usano molto gli attributi dello stile di un elemento perché permettono di andare a modificare le sue caratteristiche. Possiamo cambiare le dimensioni, possiamo cambiare la posizione, lo sfondo, il tipo di carattere, il contenuto, eccetera. Rispetto a quanto avevamo visto parlando del CSS, qui c'è una piccola differenza. Se ricordate, la property CSS per lo sfondo si chiama background-color. Peccato che in JavaScript, se io scrivo background-color, vuol dire background-color. Il trattino non è un carattere che può far parte di un nome. Okay? Per cui, tutte le property che in CSS hanno un trattino vengono modificate in questo modo. Il trattino viene eliminato e la lettera iniziale della seconda, della parola successiva, viene messa in maiuscolo. La convenzione camel case. Quindi, se conoscete le proprietà CSS, automaticamente conoscete anche i nomi delle proprietà dell'oggetto stile di tutti gli attributi. Un altro modo di creare dei contenuti è andare a manipolare il Document Object Model. Questo lo possiamo fare con una serie di metodi. Allora, il metodo createElement crea un nuovo elemento con il tipo, il nome del tag, che io specifico. Per cui faccio createElement, virgolette, p, creo un elemento di tipo p. Questo elemento che io creo è assolutamente staccato dal mio documento. Quindi non è inserito dentro il documento, ma è un oggetto che vive a parte. Per inserirlo all'interno di un documento devo utilizzare il metodo appendChild, che aggiunge quell'elemento come figlio di un altro elemento. Posso anche creare un nodo di testo. Ricordate, il testo non è un elemento, ma è un nodo particolare, per cui posso utilizzare create text node per andare a creare un testo che può essere inserito come figlio di un altro elemento, ad esempio un elemento di tipo P.
Come posso aggiungere un nodo figlio, lo posso anche rimuovere. Se ho un riferimento a un elemento e al suo padre, posso eliminare quell'elemento. Altro modo di inserire contenuto è fare insert adjacent HTML. Allora, mentre qui passo un oggetto che è stato creato con create text node o create text element, qui passo del testo, esattamente come nel caso dell'inner HTML. Questo metodo, insert adjacent HTML, ha due parametri. Il primo è la posizione e il secondo è il testo che io voglio aggiungere. La posizione può essere before begin, after end, after begin e before end. Before begin e after end aggiungono del codice HTML all'esterno dell'elemento di cui stiamo parlando, o prima o dopo. After begin o before end aggiungono il testo che noi passiamo, il codice HTML, subito dopo il tag di apertura o subito prima del tag di chiusura. Ok? Esempio. Allora, ingrandisco un po' il testo qua sotto, così. Allora, diciamo che dichiariamo una variabile. Chiamiamola S uguale. Document.get element by ID e metto come codice DOM trattino manipulation. S è il contenuto di questa slide, ok? Titolo escluso. Se io faccio S punto children di 0, quello che ottengo, vedete, stampato qua, è l'elemento P che corrisponde alla prima riga della slide. Per cui se io faccio s.insert adjacent HTML before after begin, virgola, posso mettere p prima slash p. S abbiamo detto è tutto il contenuto. Se io inserisco after begin, inserisco proprio all'inizio del mio tag, prima di questo P che abbiamo visto. Vedete che ha comparso quel prima lassù. Ok? Possiamo farlo per tutti gli altri, in realtà non ve lo riesco a far vedere in fondo perché altrimenti perché la console qua copre la parte bassa della slide, però avete capito il concetto.
L'altro modo di andare a creare dei contenuti è di creare una variabile ultimo uguale document.createElement, mettiamo un altro P, ultimo, ah, scusate, ho sbagliato. Create element devo semplicemente specificare il nome del tag, quindi ad esempio P. Var txt ultimo uguale document.create text node, e qui vado a scrivere ultimo. Poi faccio ultimo punto append child ultimo.txt. No, scusate, txt ultimo. Questo cosa fa? Prende l'elemento P che io ho appena creato, gli aggiunge come figlio il testo che ho appena creato, ultimo. A questo punto ho un tag P con dentro del testo che è quell'ultimo. Volendo posso fare s.append child ultimo. Questo aggiunge il mio tag P all'interno del quale ho aggiunto la stringa ultimo dentro il contenuto della mia slide. Non lo vediamo, ma se chiudo questo, in realtà doveva essere qua sotto, ma purtroppo è scomparso. Anche riducendo le dimensioni non si vede, comunque in fondo dovrebbe essere comparso il nostro ultimo, è fuori dalla slide, ma fidatevi, c'è. Quindi, in HTML è un modo di andare a modificare il contenuto, oppure questi metodi possono anche essere utilizzati per andare a modificare il contenuto del testo, della pagina HTML. Eventi. Io posso andare a assegnare a degli attributi, degli elementi che corrispondono a degli eventi, delle funzioni. Per cui var h uguale document.getElementsByTagName h2 10, che è questa slide. È il titolo di questa slide. E dico h.onClick, quindi onClick è una proprietà dell'elemento h che ho appena ottenuto, è il decimo della lista dei elementi con tag h2, uguale a function e il codice è sostanzialmente questo. Se il colore this, l'elemento su cui è stato fatto il click, .style.color è uguale a red, allora this.style.color è uguale a black.
altrimenti this.style.colo uguale a red. Violetto, ma in realtà. Quindi io posso andare a selezionare tanti eventi. Il click è quello più comune, però, oppure mouse over, quindi quando il mouse è sopra l'elemento, anche senza aver fatto un click. Mouse out, quando il mouse esce dall'area di un elemento, o un key press, quando premo un tasto sulla tastiera. C'è poi l'evento on change, che di solito funziona con le aree di testo in cui io inserisco dei contenuti, per cui se vado a modificare ad esempio il contenuto di un elemento di input, appena lo modifico, quell'evento viene scatenato e quindi viene chiamata la funzione relativa. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per andare a verificare che quello che sto inserendo dentro un campo di input sia corretto. È anche lo stesso evento che viene utilizzato, ad esempio, da Google, quando voi inserite dentro la ricerca, dentro il campo di ricerca, le parole o le lettere che compongono la vostra ricerca, man mano l'evento on change su quell'input viene scatenato, viene eseguito un codice JavaScript che sostanzialmente va a ricercare, in realtà va a chiedere a Google quali sono le ricerche che iniziano con quella sequenza di caratteri e vi dà l'elenco delle ricerche più comuni. Sì. Ma in realtà gli eventi non si possono già richiamare direttamente sul codice HTML, no? Per esempio se un titolo e voglio cambiare colore passandoci il mouse sopra, ma potrei fare H1... un click, un mouse over. Sì, certo, sì. In effetti, ad esempio, questo in cui io posso cambiare il colore da uno all'altro, non tanto, il click no. Però, ad esempio, cambiare il colore quando il mouse va sopra, questo lo posso fare tranquillamente anche con CSS, sì. Con JavaScript io posso fare delle cose decisamente più complicate. Sì, io non dicevo CSS, proprio direttamente, ma solo il richiamo dell'evento, cioè on click uguale return. Allora, sì, in realtà è la stessa cosa. Invece di scrivere il codice in questo modo, nell'HTML io posso mettere dentro quel tag H2 un attributo on click uguale e poi tra virgolette il contenuto di questa funzione. E a quel punto è esattamente la stessa cosa. Le due cose sono equivalenti. Long change abbiamo detto. Long load, infine, è un evento che sostanzialmente di solito vale per la pagina. E viene scatenato, ovvero viene chiamata la funzione corrispondente, quando il caricamento della pagina è completato. Quindi quando il browser ha letto tutto il contenuto HTML, ha eseguito tutti gli script che erano presenti, e quindi il DOM è pronto e stabile. In generale, io da un codice JavaScript che viene eseguito durante il caricamento della pagina, quindi uno script che sta a metà del mio codice, posso accedere al DOM. Il problema è che il DOM potrebbe cambiare, perché magari nuovi elementi vengono aggiunti perché non sono ancora stati letti.
Per cui in generale, se io voglio andare a operare sul DOM, lo faccio dopo che la pagina è stata caricata. Altrimenti i risultati possono essere un po' impredicibili, nel senso che gli elementi che vengono caricati dall'HTML potrebbero andare a interferire con quelli che io ho aggiunto o modificato. Per cui l'idea è che si sfrutta questo evento per andare a operare a bocce ferme, quando tutto il DOM è pronto e stabile. Tenete presente che tutte le operazioni che vengono fatte dal browser e poi da JavaScript durante il caricamento della pagina sono sostanzialmente sequenziali. Quindi, quando il browser legge un tag script, che cosa fa? Si ferma, esegue il codice presente nel tag e poi prosegue con l'analisi del resto dell'HTML. Per cui, se dobbiamo fare un'operazione complessa, non so, caricare dei dati da un server e visualizzarli, probabilmente quell'operazione vorremmo farla non mentre viene caricata la pagina, perché altrimenti quello che noi vediamo sul browser è qualche elemento che compare, poi congelamento finché i dati vengono caricati e poi il resto della pagina che viene letta e visualizzata. Per cui questo è un altro motivo per cui di solito molte attività vengono fatte dopo che la pagina è stata caricata. Quindi vengono messe dentro la funzione onload. Allora, questi sono gli elementi essenziali del DOM, ma oltre al DOM c'è anche il BOM, che sta per Browser Object Model. Mentre il DOM ci dà informazioni sul documento che è contenuto, il BOM rappresenta gli oggetti relativi al browser stesso. Quindi, se volete, esterni alla pagina che stiamo visualizzando. L'oggetto principale che troviamo nel nostro browser object model si chiama window, è la finestra del browser. Dentro l'oggetto window noi troviamo degli attributi, delle proprietà che sono document, location, inner height and width, screen e history. In realtà, per come funziona JavaScript all'interno di un browser, window rappresenta il contesto globale. Quindi tutte le proprietà di window in realtà sono accessibili senza dover scrivere window. Qualcosa, ma io scrivo semplicemente document. Quando vado a definire una variabile in JavaScript, in realtà la sto aggiungendo all'oggetto window. Location ci dà informazioni su l'URL, sostanzialmente, della pagina che viene visualizzata in questo istante. Tenete presente che la location è un qualcosa che non fa parte della pagina HTML. Ci dice dove il browser ha ottenuto il codice HTML che sta visualizzando. Location in realtà è un oggetto complesso che ha una serie di proprietà. La proprietà href, che è sostanzialmente l'URL completo, quello che vediamo nella pagina di navigazione del browser. Una proprietà che si chiama hostname, il protocollo che è stato utilizzato, quindi i pezzi dell'URL, hostname, il protocollo,
il path e la eventuale stringa di ricerca, ovvero quella che compare dopo il punto interrogativo. Io posso scrivere window.location uguale un URL e questo mi permette di navigare su un'altra pagina. Quindi cambia l'URL di quanto è visualizzato, quindi sostanzialmente il browser cosa fa? Carica quell'URL e lo visualizza. Ovviamente se io nel codice JavaScript scrivo window.location uguale qualcosa, il codice che segue non verrà mai eseguito, perché quello vuol dire che tutto il contenuto della pagina viene buttato via e viene sostituito da un altro. Oltre a questi attributi che ho appena menzionato, l'oggetto window, quindi in realtà sono oggetti, sono metodi globali, funzioni globali, ha questi metodi open, che mi permette di aprire un URL, ma non nella finestra corrente, ma in una nuova finestra o in un nuovo tab, a seconda di quelle che sono le preferenze che voi avete scelto per il vostro browser. Alert, che sostanzialmente apre una finestra di notifica, così. Confirm, che apre una finestra in cui voi potete andare a confermare o non confermare una scelta, quindi sostanzialmente i due pulsanti sì e no, così. Cancel oppure ok. E poi prompt, che sostanzialmente è una finestra che vi permette di richiedere l'inserimento di dati. Quindi inserite del testo. Alert sostanzialmente non restituisce nulla. Confirm restituisce il fatto se io abbia confermato, quindi se ho premuto ok, mentre invece prompt restituisce la stringa che è stata inserita. O nulla se io ho fatto cancel. Quindi questi possono essere utilizzati per la comunicazione con l'utente. Window, quindi l'oggetto finestra del browser, ha anche questi metodi che permettono di andare a impostare dei timeout o delle ripetizioni di operazioni a intervalli regolari. Set timeout cosa fa? Sostanzialmente riceve una funzione e un tempo espresso in millisecondi. Cosa succede? Sostanzialmente il browser aspetta quel tempo e poi chiama la funzione. Set interval è molto simile, solo che invece di chiamare la funzione una volta sola, la chiama a intervalli regolari. Attenzione che, dato che il codice JavaScript viene eseguito in maniera sequenziale, se quando scade quell'intervallo il browser sta eseguendo altro codice JavaScript, quel tempo non verrà rispettato. La funzione verrà richiamata quando il browser ha finito di eseguire il codice corrente. Lo stesso accade se voi fate un interval molto breve e andate a scrivere una funzione che impiega più tempo per essere eseguita di quello che è l'intervallo con cui viene richiamata. Risultato,
il browser non riesce a stare dietro alle richieste e quindi la pagina sostanzialmente si congela. Okay. Ogni tanto capita di visitare qualche pagina con codice JavaScript un po' artigianale in cui magari ci sono tanti timeout che si sovrappongono e quindi la pagina sostanzialmente diventa non più reattiva. È possibile annullare un timeout o un interval con questi metodi clear interval e clear timeout. Questi due metodi ricevono come parametro un oggetto che rappresenta l'intervallo o il timeout che vengono restituiti dai due metodi setTimeout e setInterval. Inizio un'attività lunga e imposto un timeout che mi dice se l'attività non è finita entro un certo periodo di tempo, ferma l'attività. Se l'attività finisce, l'attività cancella l'intervallo o il timeout e evita di essere interrotta. Con JavaScript io riesco a fare delle animazioni. Le animazioni in realtà riesco a farle fino a un certo punto anche con CSS. Non ne abbiamo parlato perché sono un po' complicate da gestire, però in CSS io posso utilizzare una proprietà che si chiama transition e che mi dice come posso cambiare da ad esempio quando passo col mouse sopra un elemento o altro. Allora, cosa faccio qua? Allora, vedete che ho utilizzato una funzione anonima di scoping. Faccio, definisco due variabili i e step, vado a recuperare l'elemento h che è document get elements by tag name h2 17, che è sostanzialmente il titolo di questa slide, come avevate facilmente intuito. Faccio un set interval e passo la funzione da chiamare e poi l'intervallo. 10 millisecondi, quindi in realtà è molto breve. La funzione che cosa fa? Sostanzialmente fa h.style.color RGB III, dove I è un valore che viene ripetuto tre volte, quindi sostanzialmente mi imposto un colore che ha le tre componenti verde, rosso e blu uguali, quindi sostanzialmente un colore neutro, che va dal bianco al nero con tutti i grigi in mezzo. Quindi quando I è uguale a 255 questo è bianco, quando I è uguale a 0 questo diventa nero. E incrementa I di un certo step a ogni volta che viene chiamato. Se I è uguale a 255, quindi il mio valore I sale, arriva a 255, a quel punto dico che step è uguale a meno 1. E quindi facendo I più uguale a step, invece di salire, decresco. Quando I arriva a 0, step è uguale a più 1. E quindi riprende a salire. Quindi sostanzialmente ogni 10 millisecondi I viene o incrementato o decrementato, oscillando tra 0 e 255. Quel valore lì mi dà sostanzialmente l'intensità luminosa dell'elemento H2, che è il titolo che vedete lassù in cima. E quindi vedete che lampeggia e va da bianco a nero, di nuovo a bianco, a nero, eccetera. Questo è un esempio molto semplice
in realtà di solito si fa in maniera un po' più articolata, ok? Però l'idea è che io posso utilizzare set interval per effettuare delle animazioni più o meno complicate. Allora, il codice che abbiamo scritto prima, quindi quello per aggiungere l'elemento in fondo al nostro codice, in cui faccio get element by id, poi faccio create element, poi faccio create text, eccetera, eccetera, quindi devo scrivere 4 o 5 righe per andare a generare un nuovo elemento, molto spesso viene fatto in maniera molto più semplice e compatta utilizzando una libreria abbastanza famosa che si chiama jQuery. Che cos'è una libreria? Sostanzialmente è un file JavaScript che contiene tutta una serie di funzioni predefinite che noi possiamo utilizzare facilmente. jQuery è una delle librerie più diffuse in assoluto su web. Secondo me il 90% delle pagine web utilizzano jQuery. Come funziona jQuery? Allora, innanzitutto, è stata pensata per scrivere codice più compatto che sia in grado di fare delle azioni anche complesse. Quindi il motto di partenza era write less, do more. È una libreria tutto sommato leggera, quindi non è molto pesante come dimensioni. Ha il grandissimo vantaggio di funzionare in maniera uniforme su tutti i browser. Allora, oggi, se pensiamo a HMA Script 2015, praticamente il supporto nei browser per desktop è abbastanza diffuso. Quindi tutte le funzioni che vi ho fatto vedere praticamente dovrebbero funzionare bene e in maniera uniforme su quasi tutti i browser. Qualche anno fa questo non era assolutamente vero e comunque se pensate a browser che non sono desktop, magari sono mobili, lì la compatibilità è decisamente più critica. Per cui il vantaggio di utilizzare jQuery è che io posso evitare di andare a mettere una serie di if per capire se il mio browser è Explorer, la versione 6, 8, 10, se ho Firefox, quale versione di Firefox ho, se ho Safari o altro. Scrivo qualcosa e quello funziona su qualunque browser, quasi qualunque browser, in maniera esattamente identica. Se pensate che ci sono ancora un sacco di aziende che hanno macchine Windows con XP installato, capite facilmente che la compatibilità all'indietro è importante. L'altro vantaggio fondamentale di questa libreria è che semplifica tantissimo una serie di operazioni comuni che vengono fatte sul DOM. jQuery è stata rilasciata per la prima volta nel 2006 e attualmente è mantenuta da una fondazione che si chiama jQuery Foundation che si occupa della sua gestione. Il sito su cui potete trovare jQuery e la documentazione, tutte le sue versioni, è https://jquery.com. Come faccio a includere jQuery? Allora, potete fare in due modi sostanzialmente. Andate sul sito jquery.com, vi scaricate l'ultima versione, la mettete sul vostro server e poi fate riferimento alla copia locale del vostro server. Questo è un modo.
L'altro modo è quello di utilizzare un CDN. CDN sta per Content Delivery Network. Che cos'è un Content Delivery Network? È un network, quindi è una rete di server che serve per rilasciare del contenuto. Qual è l'idea fondamentale dietro un CDN? È che se noi qua, oggi, a Torino, scarichiamo la libreria jQuery, senza un CDN dovremmo andare a prendere questo file sul server codejquery.com assieme a qualche altro milione, centinaia di milioni di persone che stanno navigando con noi e che usano jQuery nell'ultima versione. In realtà poi di solito i browser cosa fanno? Una volta che hanno avuto accesso a una libreria la memorizzano nella cache locale e quindi non è che accedono tutte le volte, però un certo numero di accessi ci sono. Soprattutto noi qui dobbiamo attraversare una serie di salti prima di arrivare a quel server che ragionevolmente sta negli Stati Uniti, con un ritardo lunghissimo. L'idea del CDN è che invece di avere un unico server centralizzato negli Stati Uniti, ce ne sono tanti sparsi per tutto il mondo. Quindi ce ne sarà uno che è in Italia, uno o più di uno, non so come è fatta questa rete, per cui quando noi cerchiamo di accedere a quell'indirizzo, in realtà quell'indirizzo viene mappato su una macchina che è vicina a noi, vicina nel senso che richiede pochi passaggi di rete per poter arrivare. Quindi il carico non si concentra su un unico server, viene sparso e soprattutto l'accesso io lo faccio sul mio lato della rete, senza dover attraversare tutta internet per arrivare a quel server. Risultato, per me è più veloce e chi gestisce quel server non deve più avere milioni di utenti che accedono allo stesso file contemporaneamente. Quindi i CDN sono abbastanza diffusi, soprattutto per librerie o altre cose di questo tipo molto diffuse. Quali sono le differenze tra accedere usando un CDN, questo indirizzo? In realtà non è l'unico CDN che ospita jQuery, ce ne sono tanti altri. Questo è uno, e vi ho messo questo indirizzo. Se andate sul sito di jQuery ne trovate degli altri. Differenze tra CDN e proxy? Il proxy è un qualcosa che scegli tu. Allora, se voi navigate all'interno del Politecnico potete andare a scegliere un proxy. Che cos'è? È una macchina a cui dite io ho bisogno di questo URL e lui o ce l'ha in copia locale e ve la dà subito, oppure la va a richiedere per conto vostro. Già fuori dall'ISP ci sono dei proxy. Sì. Gli ISP a volte fanno del filtraggio, sì. Il CDN è dedicato a una serie di contenuti che voi avete. E il proxy è legato al tuo ISP o a quello che tu hai scelto. I CDN sono assolutamente indipendenti, quindi non sono gestiti dagli ISP, ma sono gestiti da altri enti. Il funzionamento poi è simile. In realtà una CDN è come se fosse un insieme di proxy. Il funzionamento poi, l'idea è quella di avere una copia vicina a te di un file a cui probabilmente dovrei accedere. Qual è la differenza tra usare questo e andare a usare una copia locale sul vostro server? Se voi usate questo, come probabilmente altre decine o centinaia di siti, probabilmente se voi avete già visitato un altro sito che utilizza lo stesso Content Delivery Network, avete già una copia locale di quel file e quindi il browser non lo deve scaricare un'altra volta. Se invece voi avete una copia vostra sul vostro server
di quello, ogni utente che visita il vostro server deve prima scaricare quella libreria e poi utilizzarla, quando in realtà quella libreria è esattamente identica a quella che ha scaricato su un altro sito, semplicemente perché l'indirizzo è diverso. Questo vale per jQuery, ma vale per qualunque altra libreria. Come funziona jQuery? Normalmente noi andiamo a scrivere delle espressioni di questo tipo, dollaro, poi tra parentesi quello che è un selettore, punto, un'azione. Dollaro è il modo standard universale di accedere a jQuery. In realtà dollaro è il nome di una variabile che viene definita da jQuery. È un nome abbastanza inusuale, quindi è difficile che vada a collidere con un nome che voi avete usato, e quindi chi ha inventato jQuery ha deciso di utilizzare dollaro come nome univoco. In realtà dal 2006 a oggi questa idea è venuta a un po' di altre persone, quindi ogni tanto potrebbe esserci una collisione. Per cui invece di utilizzare dollaro uno potrebbe utilizzare jQuery, J minuscola, Q maiuscola, aperta tonda, e in questo modo ragionevolmente evita collisioni. Solo che dollaro è molto più compatto e quindi praticamente tutti usano questa espressione. Il selettore è un frammento di testo che permette di andare a identificare degli elementi all'interno del DOM, e l'azione è quello che noi vogliamo andare a eseguire sugli elementi selezionati in questo modo. Il selettore sostanzialmente funziona un po' come i selettori CSS. In realtà è una versione estesa dei selettori CSS. Per cui se io metto P vuol dire che seleziono tutti gli elementi di tipo P del mio documento. Dollaro, aperta tonda, virgolette, P, chiuse virgolette, chiusa tonda. Questo fa lo stesso lavoro di document.getElementsByTagName, aperta tonda, virgolette, P, virgolette, chiusa tonda. Ed è scritto un quinto delle lettere. L'idea di jQuery è proprio quella di andare a semplificare le operazioni più comuni che voi fate, scrivendole in maniera compatta. Quindi posso utilizzare i nomi dei tag, posso utilizzare gli ID con l'hash davanti, posso utilizzare punto, un nome per identificare una classe, li posso combinare, esattamente come i selettori CSS. In più, jQuery ha dei selettori particolari che sono $document, che è il documento, l'HTML sostanzialmente, e $this, che è l'elemento corrente. $this di solito viene utilizzato dentro le azioni. Dollaro, selettore, azioni. Le azioni che cosa possono fare? Allora, possono essere di diversi tipi. Possono essere dei metodi tipo evento e dicono sugli elementi selezionati registra questo tipo di evento. Registra una funzione che risponderà a questo tipo di evento. Attenzione perché quell'operazione si applica non a un elemento, ma a tutti quelli selezionati. Se voi doveste fare
con JavaScript normale, senza jQuery, dovreste andare a fare get elements, eccetera, eccetera. Poi fare un ciclo e per ogni elemento andare a settare la funzione. Qui lo fate con un'unica chiamata, quindi molto più compatto. Posso avere degli effetti visivi, faccio apparire e scomparire gli elementi, cambio le loro caratteristiche, posso modificare il contenuto HTML, quindi aggiungo degli elementi, li tolgo, posso attraversare il DOM, quindi pesco gli elementi, vado a prendere il loro terzo figlio e su quello faccio qualche altra azione. Posso fare un'operazione di selezione, quindi che so, una volta che ho selezionato tutti gli elementi P, prendo il primo. Oppure posso fare delle chiamate di tipo Ajax che caricano dei dati. Ajax è l'argomento della settimana prossima, quindi ci arriveremo poi più avanti. I metodi di tipo evento sono questi. Ready, che di solito è l'evento onload, che sostanzialmente esegue una qualche funzione che viene passata come parametro quando l'elemento è pronto, quando, scusate, il documento è pronto. Click, double click, mouse enter, mouse leave, ce ne sono poi anche altri, ma non li ho elencati tutti. Okay? Se volete andarli a vedere, c'è la documentazione online, decisamente più completa di quello che vi dico io in maniera molto sintetica oggi. Il document ready è molto utile perché permette di eseguire una operazione una volta che tutto il documento è stato caricato, che è quello che di solito viene fatto. Per cui, ad esempio, se io faccio $document, quindi il selettore speciale che caratterizza il mio documento, punto ready, function, console.log, document finished loading. Questo cosa fa? Quando il documento ha terminato di essere caricato, stampa sulla console quel messaggio. Questo codice qui sotto invece è $H2 per tutti gli elementi di tipo H2. Il click corrisponde a quella funzione. $this.css color purple. Sostanzialmente mette la property color uguale a purple per l'oggetto su cui è stato cliccato. Se ricordate prima, quando io ho fatto il click sull'H2, non è diventato rosso come c'era scritto sotto, ma è diventato viola. Perché? Perché questo codice qua è stato eseguito dopo, che quindi ha sovrascritto l'on click che io avevo registrato prima. Per cui il click sul titolo 2 in realtà funziona su tutti, per cui se vado su quello precedente, anche qua, tutti gli H2 a questo punto al click cambiano colore in viola. Quindi scrittura molto compatta che permette di eseguire la stessa operazione su un insieme di elementi. Effetti visivi, abbiamo hide and show che nascondono e visualizzano un elemento, toggle che visualizza l'elemento se è nascosto e lo nasconde se è visibile,
fade in e fade out, che sostanzialmente fanno apparire o scomparire l'elemento, slide down e slide up, che fanno scorrere verso il basso un elemento, o visualizzandolo, o lo nascondono facendolo scorrere verso l'alto. Quello che abbiamo visto prima con gli HTML che comparivano è esattamente questo. Contenuto l'HTML, io posso utilizzare text HTML o ATR per andare a ottenere oppure impostare il contenuto HTML o il testo oppure un attributo dell'elemento che ho selezionato. Append o prepend aggiunge un elemento, aggiunge del contenuto in testa o in coda all'elemento selezionato, agli elementi selezionati. Per cui, ad esempio, se io faccio dollaro apert list item punto prepend asterisco, questo aggiunge un asterisco davanti a tutti gli li, e non lo faccio perché altrimenti mi scombussola tutte le slide e tutta la presentazione, ok? Before and after aggiunge un elemento prima o dopo quello corrente. Senza jQuery, per aggiungere un elemento prima di quello corrente, cosa devo fare? Devo prendere l'elemento corrente, risalire al padre, capire qual è l'indice dell'elemento corrente e andare ad aggiungere l'elemento dopo quello precedente. Una cosa complicatissima. Qua, before o after, li aggiungo in maniera molto semplice. CSS, l'abbiamo visto nell'esempio precedente, permette di andare a impostare o anche a leggere soltanto un attributo, una proprietà CSS, oppure posso aggiungere o rimuovere una classe, sempre definita nel CSS. Quindi io non devo andare a, di solito non lavoro direttamente sugli attributi CSS, ma in un CSS separato definisco delle classi e poi aggiungo o tolgo una classe a un elemento o un insieme di elementi. Ma tutte le cose da aggiungere dentro le parentesi vanno messe tra virgolette sempre? Allora, nel caso del CSS sì, se io metto un parametro mi legge quella proprietà, se ne metto due imposto la proprietà. Stessa cosa per l'attributo. Gli append, append, prepend, before and after, dentro può esserci un elemento, ad esempio creato con create element, o del testo. Non sono sicuro, ma probabilmente accettano anche una funzione che genera il contenuto. Quindi è estremamente flessibile. Poi ho i metodi per attraversare il DOM, quindi parent e parents. Parent restituisce l'elemento contenitore. Parents restituisce tutti gli elementi che lo contengono direttamente o indirettamente. Children restituisce tutti gli elementi sottostanti, contenuti immediatamente. Find trova tutti trova gli elementi contenuti dentro l'elemento corrente. Find sostanzialmente funziona come il dollaro, quindi find accetta un selettore, mi permette di andare a selezionare tutti gli elementi
identificati da quel selettore, ma non nel documento intero, ma soltanto all'interno dell'elemento considerato. Siblings restituisce tutti i fratelli, oppure il fratello successivo o il fratello precedente. Allora, esempio. Variabile original color uguale dollaro hash traversal method example, quindi contenuto di questa slide, vedete che corrisponde al titolo, find pre, quindi all'interno di questa slide, non in tutto il documento, cerca un tag o i tag di tipo pre. Se ricordate, pre è il tag che viene utilizzato per mostrare del codice preformattato, perché mantiene gli spazi, mantiene gli acapi, eccetera. È sostanzialmente il tag che viene utilizzato per mostrare questi frammenti di codice. Punto CSS background color. Quindi sostanzialmente va a leggere la proprietà background color degli elementi pre che si trovano in questa slide. Cioè, legge questo grigio. Il codice poi mi dice di nuovo dollaro traversal method example, quindi lo stesso, punto click, e mi dice funzione. Questa è la funzione che viene eseguita quando io faccio un click. Che cosa fa? Dice var code uguale dollaro this.findPre. Memorizza in una variabile l'elemento pre che compare in questa slide. If code.attr high uguale a true, quindi se code, cioè l'elemento pre, ha un attributo che si chiama high e il suo contenuto è uguale a true, allora fa code CSS background color virgola original color. Quindi se c'è questo attributo ed è uguale a true, allora ripristina sostanzialmente il colore originale e mette l'attributo uguale a false. Altrimenti, cioè se questo attributo non è uguale a true, background color C#, quindi imposta il background color di questo elemento a C#, che è il nome di un bianco-giallino, e imposta il valore dell'attributo high a true. L'attributo high non esiste dentro il pre, viene creato al volo per mantenere traccia del fatto che l'elemento sia stato evidenziato oppure meno. Quindi io posso memorizzare dentro l'elemento degli attributi a mia scelta. Questo mi permette di tenere traccia di alcune informazioni. Adesso in realtà non si poteva fare anche con dei flag giusto all'interno della funzione. Penso che mettere una allora, uguale a true. Sì, in questo caso si poteva fare anche con un flag perché l'elemento a cui faccio riferimento è uno solo. In generale io però potrei operare su tutti gli elementi del documento. A quel punto non mi basta un flag, ma mi serve un flag per ogni elemento per capire se è stato evidenziato o meno. In questo caso, essendo uno solo, era equivalente, sì. Quindi, se io clicco, vedete che cambia. Se clicco di nuovo, torna al grigio precedente. Quindi riesco a fare dei comportamenti relativamente complessi con del codice abbastanza compatto.
ho dei metodi di selezione, ad esempio first, last, EQN o filter. First, last, sostanzialmente quando io ottengo un insieme di elementi mi danno il primo o l'ultimo. EQN mi dà l'elemento ennesimo della serie che io ho recuperato. Per cui, non so, se vado a prendere tutti gli elementi tipo TR dentro una tabella, EQ 0 mi dà la prima riga. Filter mi permette, dato un insieme di elementi selezionati, di filtrarli e di estrarne alcuni. Filter sostanzialmente accetta come parametro un altro selettore. Questi sono gli elementi principali di jQuery, che poi è decisamente più complicato di quello che vi ho raccontato, quindi ha molte altre funzioni in più. Di solito, quando io devo andare a operare su il contenuto di un documento HTML, non lo faccio quasi mai andando a scrivere direttamente create element o andando a usare document.findElement, eccetera, perché è molto complicato e richiede di scrivere tanto codice. Normalmente quello che si fa è di utilizzare jQuery, che permette di scrivere le stesse cose in maniera compatta, in maniera assolutamente portabile su qualunque tipo di browser. Tenete presente che passando da, che so, da Safari a Firefox o sullo stesso PC, ultima versione di entrambi i browser, qualche piccola differenza c'è nell'andare a modificare il DOM. Quindi o scrivo una serie di if, oppure uso jQuery, che in realtà tiene già conto di tutte queste differenze e mi permette di operare, di scrivere lo stesso codice che funzioni in maniera uniforme su tutti i tipi di browser. Direi che con questo la maratona di oggi è finita. Ci sono un po' di link. Quello che io vi racconto è veramente il riassunto del riassunto, quindi giusto per darvi un'idea di quali sono le caratteristiche. Poi c'è la documentazione online e quindi fate riferimento a quella. Riceverete l'email con le informazioni sul vostro account Subversion, che potrete utilizzare, spero, lunedì pomeriggio nel laboratorio.